È sempre lei, ma più ricca di prima per stare al passo con i tempi. La nuova Renault Clio conserva la formula vincente della versione precedente, con la sua guida sicura e confortevole, ma ha alzato l'asticella su tecnologia e dotazioni. Ma il punto è, come se l'è cavata nelle manovre d'emergenza? Cambio di corsia in curva su asciutto. Lo sterzo, decisamente pronto per la categoria, unito ad un assetto stabile e agli interventi sempre mirati e mai invasivi dell'SP, facilita tutte le manovre più critiche. La piccola francese entra svelta nel corridoio di coni, con un rollio ben frenato. Nonostante una leggera tendenza ad allargare con il posteriore, il sovrasterzo appunto, la fase di riallineamento risulta facile. E allora supera la prova alla velocità limite di 103 orari, portandosi a casa 4 stelle e mezza. Un buon risultato. Alla soglia dei 108 orari, 5 in più del limite appena passato, per valutare al meglio il suo comportamento anche in situazioni ancora più critiche, beh, rimane comunque stabile e facile da gestire. Ma questa sua tendenza al sovrasterzo si fa più marcata, portandola sui coni. Doppio cambio di corsia sul bagnato. In queste condizioni il comportamento diventa naturalmente sottosterzante per via del grip minore, ma anche in questo caso l'inserimento è svelto e il rollio contenuto. L'SP poi interviene in modo fluido, tenendo a bada la perdita di aderenza. E allora supera la prova alla velocità limite di 89 orari, anche in questo caso ha fatto bene i compiti, 4 stelle e mezza. Ai 94 orari, però, dopo il primo evitamento, è il sottosterzo, come prevedibile, a farsi ancora più marcato. Le ruote anteriori perdono aderenza e la Clio finisce sui coni.